Ma io credo che i ragazzi questa settimana si sono allenati alla grande, hanno avuto un buon atteggiamento, forse erano spinti da grosse motivazioni personali di gruppo. La partita già da sé porta ad avere grosse motivazioni, grande concentrazione, però ripeto, ognuno di loro deve trovare dentro sé la giusta motivazione, la giusta spinta per poter fare bene domani e proseguire in quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Saremo lì per fare una grossa partita, l'intenzione è questa, quella di fare una grossa partita e quando fai una grossa partita hai più possibilità di fare bottino pieno, fare un risultato positivo. Bisogna avere comunque anche la maturità. Quell'esperienza che ti deve permettere di capire i momenti topici della partita e se non c'è la possibilità, se non ci dovesse essere la possibilità di poterla vincere a tutti i costi, cioè, non dobbiamo essere stupidi tra virgolette a lasciare punti lì perché comunque poi ci sono ancora tre partite, ci sono diversi scontri diretti e tutto può essere giocato ancora. Quindi, e dobbiamo andare con grande testa, grande concentrazione, grande esperienza, perché comunque alla fine sapete che noi abbiamo a disposizione una squadra di grossa esperienza e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Finalmente sono un po' più sereno rispetto a tutte le altre partite perché ho a disposizione tutta la rosa, tranne gli infortunati cronici e quindi c'è da scegliere al meglio quello che sarà l'11 iniziale. Bah, ti dico la verità, io con la rosa che ho a disposizione non devo temere nessuno, devo solo rispettare il lavoro degli altri, le altre squadre, come esigo rispetto per quello che è la mia rosa. E quindi arriviamo, ripeto, noi arriviamo mentalmente bene, arriviamo bene perché dal mio arrivo comunque avevamo 11 punti di distacco dal Casarano, l'abbiamo ridotto a uno, potevamo essere in una posizione ancora più bella per noi, però le ultime due trasferte non ci siamo comportati oppure non abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare in casa. Quindi domani bisogna avere rispetto di una grossa squadra che ha delle grosse qualità tecniche, ragazzi forti in ogni reparto e che hanno giocato e disputato altre categorie, però ripeto, la motivazione deve essere l'arma principale da parte nostra. Noi sappiamo quello che abbiamo passato in questi mesi, sappiamo quello per cui abbiamo lavorato e quello per cui lavoreremo ancora nel finale di campionato e lo dobbiamo far prevalere domani in quel di Casale. Assolutamente no, ho detto prima, non sono per niente preoccupato perché comunque i ragazzi hanno dimostrato nelle partite precedenti di poter fare affidamento su di loro. Certo è che bisogna avere una grande attenzione soprattutto lì davanti, lì dietro, perché davanti loro sono forti, bisogna preparare come abbiamo fatto i raddoppi con i vari uomini dei reparti e quindi non bisogna dare possibilità di farsi puntare perché loro sono forti nell'uno contro uno, soprattutto negli esterni e quindi bisogna avere grossissima concentrazione. Cioè, è vero anche che è una squadra che deve ambire a vittorie e a traguardi importanti, deve anche capire che non deve subire tanti gol, però d'altro canto li facciamo anche, stiamo riuscendo a farne sempre uno più dell'avversario e quindi, ripeto, dobbiamo avere una grande attenzione domani. Noi non dobbiamo guardare troppo loro, noi sappiamo che è una partita, un crocevia, uno slog importante, quindi te lo devi giocare nel migliore dei modi. Giocare nel migliore dei modi, secondo me, bisogna capire i momenti importanti, i momenti determinanti della partita, quando c'è da far male all'avversario ci devi essere nel fargli male, quando ci sarà da difendere lo devi fare con la massima attenzione, massima concentrazione per poi ripartire. E quindi ecco, che ti dico ora, domani parto all'attacco, devo chiudere lì e poi domani si presenta tutta un'altra storia, quindi loro in campo, i ragazzi sanno come si devono comportare in determinati momenti e quando ci sarà da affondare e far male lo dobbiamo fare. Con tutto il rispetto del sindaco De Caro, discorsi motivazionali ne ho fatti tanti in passato. Sta settimana però li ho voluti lasciare un attimino sereni e tranquilli, anche se ho tanto da dire. E già da stasera, fino alla giornata di domani mattina, fino a che precede la partita, ho ancora qualcos'altro da dire, magari singolarmente di gruppo, però ho ben mente in testa quello che voglio trasmettere ai ragazzi, quello che le cose che voglio stimolare.
ripeto, perché domani dobbiamo andare lì e non dobbiamo sbagliare. Se saranno bravi, più bravi, più forti di noi, gli daremo la mano, però sappiamo cosa fare e lo dobbiamo fare alla grande, nel migliore dei modi, perché, ripeto, quest'anno è un anno importante per tutto Bitonto, per tutta la società del Bitonto, i centenari, i tifosi, c'è da rivendicare un'amarezza incredibile di quest'estate, solo riuscendo a fare nostra la partita o a non soccomberla, possiamo continuare a vivere queste emozioni qui alla fine.